giusto per farvi rendere conto delle cose che vi dicevo, ho scritto questo piccolo pezzettino di codice nel compilatore. Allora, quindi ho scritto queste istruzioni esattamente come le abbiamo viste. Quindi qui c'è un if e all'interno di quest'if c'è un if else. Allora, secondo voi, facendo riferimento a questo schema qui, se scriviamo x uguale meno 2, quindi se diamo il valore meno 2 alla variabile x, la variabile y che ci verrà stampata a video, che valore conterrà? Rispondere a questa domanda, spesso saremo chiamati a verificare il significato e quindi l'effetto dell'esecuzione di un blocco di istruzioni. Per fare questo comportiamoci come l'esecutore nel linguaggio, l'esecutore C++, cioè come se fossimo noi l'esecutore in grado di recepire i comandi in linguaggio C++ ed eseguirli. Quindi ci mettiamo al posto dell'esecutore effettivo. Allora, la prima istruzione è y uguale 2. Allora, facciamo tutto quello che farebbe il compilatore, riserviamo spazio per la variabile y e come col modello carta e penna ci scriviamo y uguale 2. Dopodiché abbiamo dato un valore alla variabile x, abbiamo detto che cosa, quindi riserviamo spazio in memoria per la variabile x e diciamo che valore assume y se x vale meno 2. Allora proviamo a scrivere meno 2 qui dentro e eseguiamo il corpo di questo costrutto. Allora qui è scritto se x è minore di 0, x vale meno 2, la condizione è vera? Sì. Allora devo eseguire l'altro if. X è uguale a meno 1? No. Allora, se l'interpretazione è giusta di questo if innestato, tutta questa roba è interna a questo if qua. Quindi se la prima condizione risulta vera, io devo eseguire tutto questo statement all'interno, che è un costrutto if else. Quindi se questa interpretazione è corretta, allora vuol dire che x è uguale a meno 1? No, devo eseguire l'istruzione successiva, che è l'istruzione y uguale 0. Cioè vado qui dentro e scrivo 0. Quando stampo x a video dovrò trovare il valore x uguale 0. Se l'interpretazione è corretta, poiché questo frammento di codice ripete esattamente quello che è scritto lì, allora io compilo il mio programma, lo mando in esecuzione, mi compare questa finestra di sistema, scrivo il valore meno 2, ho l'uscita y uguale 0, cioè la congettura che ho fatto è coerente. Allora questo che cosa ci dice? Che devo porre attenzione al fatto che malgrado io l'abbia scritto così, quindi intendendo che quell'else era alternativo al primo if, però il compilatore l'ha eseguito come se fosse scritto così, perché la regola dice ogni parola chiave else si riferisce sempre all'if più vicino. Quindi questa parola chiave else qui
si riferisce a quest'if che è quello più vicino e non a quello di sopra. Ragazzi, anche se l'ho scritta così, se avessi voluto rendere effettivo questo, no? Se l'interpretazione fosse stata vorrei eseguire questa istruzione, questo else come alternativo a questo if qui, quale sarebbe stato in questo caso il valore della variabile y? Se l'interpretazione fosse stata che questo else si riferisce a questo if e non a quest'altro, quale sarebbe stato il valore della variabile y? Torniamo all'inizio, qua ci sta scritto 2, x vale meno 2. Allora, il primo if è vero, x minore di 0? Sì. Allora entro in quest'if semplice, x è uguale a meno 1? No, allora non fare niente. Nella variabile y sarebbe rimasto il valore 2. Quindi andando a stampare a video y mi sarei trovato il valore 2. Se volessi realizzare questo costrutto nel linguaggio C++, ragazzi, sono obbligato a mettere le parentesi. Quindi se io qua scrivo così, allora vedete, in questo caso qui io sto dicendo se x è uguale a 0 questo è il costrutto interno, altrimenti fai questo. Il fatto che questo sia disallineato è solo un fatto grafico nostro, ma il compilatore ignora questa condizione. Bene, se io faccio così e provo a compilare e a eseguire il mio programma, adesso se scrivo il valore meno 2 mi rimane il valore y uguale 2 lì. Quindi tutto questo per dirvi, fate molta attenzione perché è facile sbagliarsi. Se io invece di fare così lo scrivo in questa forma e questo else me lo allineo qui, sto pensando di scrivere il costrutto else in alternativa al primo if, ma il compilatore, che ci ho visto gli spazi, li ignora completamente e associa questo else a questo if e non a quest'altro. Quindi ricordatevi, le parentesi graffe in questo caso sono l'unico strumento che avete per esprimere correttamente il costrutto di programmazione che volete dare. Come ulteriore esempio di if innestato, di if else if, vi faccio vedere questo perché è un esempio interessante. Allora, vi mostro questo esempio giusto per farvi vedere l'uso delle variabili di tipo carattere. Allora, questo frammento di codice riconosce il carattere digitato a video assumendo che i caratteri possibili si dividono in lettere, cifre o simboli. Allora, io con questa istruzione, la prima, cin maggiore maggiore c, immetto da tastiera un valore per la variabile c.
Ora, premo un tasto della tastiera. La pressione di un tasto della tastiera fa sì che nella variabile G in memoria venga conservata quale informazione? Viene scritto un numero su 8 bit corrispondente al codice ASCII di quel carattere. Poiché abbiamo discusso della rappresentazione del tipo carattere e abbiamo visto che i caratteri sono rappresentati mediante dei codici numerici, ma questi codici soddisfano alcuni requisiti, per esempio che i caratteri alfabetici sono messi in posizioni consecutive e cominciano con il carattere A minuscolo e poi i valori successivi numerici rappresentano il carattere B minuscolo, C minuscolo e così via. Lo stesso vale per i caratteri numerici, lo stesso vale per i caratteri alfabetici maiuscoli. Allora, qual è il significato di quell'espressione? Se C maggiore o uguale 0 and C minore o uguale 9. Esaminiamola insieme perché questa è una istruzione significativa. Allora, abbiamo detto, se il carattere che ho digitato è un carattere alfabetico minuscolo, il suo codice numerico sarà compreso tra il codice numerico, scusate, se è un carattere che rappresenta un digit, un numero, il suo codice sarà compreso tra quello del carattere 0 e quello del carattere 9. Poiché abbiamo detto che il tipo carattere è un tipo ordinato, cioè è definita una relazione d'ordine, e la relazione d'ordine dipende dal valore numerico inserito nel carattere, ora se vi ricordate quando vi ho fatto vedere abbiamo visto che il codice ASCII rappresenta un codice numerico. Allora, vedete, per esempio, le cifre numeriche il carattere 0 corrisponde al valore decimale 48. Allora, se io ho inserito da tastiera il carattere 3, nella variabile C ci è finito il valore numerico 51. Allora, io scrivo CIN C. Se premo il tasto 3, nella variabile C finisce il valore numerico 51. Allora, quando faccio questo confronto, che sto dicendo? Il valore del carattere C è maggiore o uguale del valore del carattere 0? Il valore del carattere 0 è il valore 48. E C è minore o uguale del valore del carattere 9, ma il valore del carattere 9 è 57. Chiaramente, se ho inserito il carattere 3, il suo valore è 51, è vero che appartiene a questo intervallo, ho scritto un carattere numerico. Quindi vedete, questo esempio ci mostra come
come sul tipo, sul tipo carattere è definita questa relazione d'ordine e ci permette di scrivere espressioni di questo tipo. Quindi in questo esempio vedete che io ho usato un costrutto a più livelli innestati, if e if, e sono in grado di individuare esattamente se il carattere che ho inserito è un carattere numerico, una lettera maiuscola o una lettera minuscola, oppure se è un simbolo. Notate che avendo messo in S, io sto considerando simbolo che cosa? Nella mia definizione è simbolo tutto ciò che non è carattere alfabetico maiuscolo, minuscolo. Se volessi aggiungere il fatto che il carattere che ho inserito è un simbolo di interpunzione, cioè tipo punto e virgola, virgola, due punti, eccetera, dovrei semplicemente aggiungere un ulteriore if che mi dice se C è uguale, se volessi dire che uno di questi simboli, come farei l'espressione? Scriverei ancora else if C uguale uguale punto e virgola, or C uguale uguale due punti, or C uguale uguale virgola, scriverei è un simbolo di punteggiatura, else è un altro simbolo. Quindi vedete, nello scrivere questo costrutto l'ultimo else che non c'ha un if davanti risulta vero, cioè questa istruzione viene eseguita se e solo se tutte le altre sono risultate false. Va bene, come ulteriori esempi potreste riscrivere il codice precedente utilizzando al posto delle istruzioni else if una serie di if innestati, ampliare il codice prevedendo il riconoscimento anche di simboli di punteggiatura, ma anche parentesi, operatori numerici e quant'altro, scrivere una funzione che stampa il massimo tra due numeri interi. Come posso fare questa cosa? Se volessi adesso, dati due numeri interi, trovare il massimo, come lo fareste? Allora, proviamo. Allora ragazzi, proviamo a fare questa cosa. Se devo trovare il massimo tra due numeri, ho bisogno di una variabile che chiamo max, che mi conterrà il valore massimo, e poi delle due variabili che contengono i numeri che devo usare. Quindi la prima cosa che farò è scrivere int x virgola y virgola max. Questo significa che il mio compilatore riserverà spazi in memoria per queste due variabili. Poi scriverò cin x e cin y. Questo significa che da tastiera immetto i valori per le variabili x e y. Ma devo calcolare il massimo. Come fareste? Allora, lui ci dice se x è maggiore di y, max è uguale a x. Poi
else. Allora, dal nostro, dal punto di vista dell'algoritmo, se devo trovare il massimo e i due numeri sono uguali, il massimo chi è? È uno qualunque di quei due. Quindi quello che lei sta dicendo funziona, perché in questo caso se è maggiore ci metto questo, ma l'else mi dice che se è minore o uguale va bene qualsiasi cosa. In questo caso, anche se fossero uguali, basterebbe scrivere max è uguale a y. E abbiamo usato per fare questa forma un costrutto if-else. Avremmo potuto utilizzare anche solo un costrutto if senza mettere if-else? Come avrei potuto fare? Allora, potevo fare direttamente se x è maggiore di y, fai max uguale a x. Mettere un ulteriore if dicendo if x è minore o uguale di y, max è uguale a y. Ho ripetuto due volte l'if. In realtà c'è una terza forma che è ancora più facile e mi permette di semplificare ulteriormente quello che sto scrivendo. Questa cosa la troverei, questo concetto ci tornerà utile quando, invece di trovare il massimo tra due valori, io vi chiederò trovami il massimo tra n valori. Allora, qui faccio un'ipotesi molto semplice. Dico, ho immesso questi due valori, faccio l'ipotesi che il valore massimo sia la variabile x. Quindi nella variabile max copio il valore della variabile x. Poi mi chiedo, cancello questo tanto, funziona uguale? Nella variabile max copio il valore x, poi se per caso x è minore di y, o anche se fosse uguale, se è uguale lascio quello che sta scritto qua, ma se è proprio minore, allora nella variabile max si copio il valore y. Questa è la forma più semplice, perché sfruttando l'ipotesi faccio l'ipotesi che il valore più grande sia x, poi con questo test verifico se l'ipotesi sussiste. Se l'ipotesi sussiste, allora non è vero che x è minore di y, non faccio niente. Ma se l'ipotesi non sussiste, allora cambio il valore. Questo è un modo, vedete, per ogni algoritmo abbiamo diverse implementazioni possibili. Questa è quella più efficiente dal punto di vista computazionale. Via via che faremo altre cose vi mostrerò delle alternative per poter... Scusate un attimo. Ancora qualche minuto. Allora, ragazzi, l'ultima cosa che vi dico oggi, poi ci fermiamo, è il cosiddetto operatore ternario. Questo è un operatore che io uso molto poco, perché lo trovo veramente poco intuitivo
e diciamo meno chiaro nella programmazione. Ribadisco un concetto: noi dobbiamo cercare di programmare in maniera molto chiara, rendendo esplicito l'algoritmo. Quindi da una parte il linguaggio ci mette a disposizione tutta una serie di abbreviazioni, qualcuna la useremo perché fa parte del linguaggio. Per esempio, se io devo scrivere x uguale a x più 1, nel linguaggio C++ si scrive anche x più più. Questo operatore più fa esattamente questa operazione qua. Allora, è comunissimo, nessuno mai scrive così. La forma più semplice è questa. Quindi queste abbreviazioni le useremo. Scrivere per esempio A uguale A più 7 si scrive A più uguale 7. L'operatore più uguale fa esattamente questa cosa qui. Allora, sono forme equivalenti, però queste ci usano molto e ve le illustrerò e le useremo negli esercizi. Altre cose, come per esempio questo operatore ternario, sono effettivamente meno comode, però le trovate e quindi è utile sapere qual è la sintassi. L'operatore ternario ha questa forma: espressione, punto interrogativo, espressione 1, due punti, espressione 2. Allora, se la prima è vera, viene valutata solo la parte espressione 1. Se è falsa, viene valutata la parte espressione 2. Allora, per esempio, scrivere così: x uguale y maggiore di 0, punto interrogativo, y, due punti, x più 1. È una forma veramente molto sintetica. Il significato è: si guarda, allora, tutta questa roba si trova a destra dell'operatore di assegnazione, quindi tutta questa espressione viene valutata e il risultato viene assegnato alla variabile x. Come si valuta tutta questa espressione? Si prende la prima condizione, quella che c'è tra parentesi. Se la condizione è vera, viene restituito come risultato y, cioè il valore dell'espressione è, va in memoria l'indirizzo della variabile y, prende il contenuto e restituisce. Altrimenti si fa l'espressione x più 1. Allora, tutta questa roba equivale a dire: se y è maggiore di 0, fai x uguale y, altrimenti x è uguale a x più 1. Vi consiglio fortemente di utilizzare la seconda e non di utilizzare la prima. La trovo meno intuitiva, più complicata, più difficile da interpretare, però nel codice che potreste utilizzare queste espressioni la potete incontrare. Quindi dovete sapere dal punto di vista sintattico, anche se io personalmente non la uso. Se voi la usate negli esercizi, la valuto positivamente, perché è un'espressione che a pieno titolo fa parte del linguaggio C++. Va bene, ragazzi, c'è un ultimo operatore che, saltiamo un attimo questi esercizi, che vi mostrerò, che è l'operatore switch, e questo però lo facciamo tra domani e dopodomani, perché questo operatore è leggermente più complesso e va visto abbinato all'operatore, è una forma alternativa di operatore if, else, if, else, if, eccetera, però necessita di alcune considerazioni. Quindi domani mattina partiamo da questo e poi vi introdurrò i costrutti ciclici. Dopodiché mercoledì ci possiamo dedicare a, utilizzando questi costrutti, a scrivere un poco di algoritmi. Li facciamo insieme alla lavagna, poi li mettiamo in macchina, li eseguiamo e così vedete i risultati.
In questa maniera vi faccio prendere anche un po' di confidenza con il compilatore, di modo che dalla settimana prossima, se siete attrezzati, vi siete scaricati il compilatore installato, possiamo andare in aula informatica e cominciare a fare qualche cosa insieme.